Il debito italiano, che oggi, quando Andrea diceva prima, ci vedono come un problema, il primo problema che vedono è l'enormità del debito. La storia del debito italiano è la seguente. Il nostro debito ha avuto un picco, e questo picco è stato l'anno nel quale è stato ratificato il trattato sull'Unione Economica e Monetaria, il trattato di Maastricht, e poi è cominciato il percorso di Maastricht. Il picco, un picco tra il 120 e il 125% del debito pubblico, è avvenuto in quel periodo, il 93-94. Nei 20 anni precedenti, attenzione perché questo è il passaggio chiave, noi abbiamo avuto una crescita del nostro debito pubblico, quindi quando non c'era l'euro, non c'era l'Europa, non c'era niente, del 221%. Cioè il nostro debito pubblico è passato dal 40 al 120% in poco più di un ventennio. Da quell'anno il debito pubblico addirittura è sceso finché toccò il minimo sotto il governo Prodi, con Paolo Schioppa, ministro delle Finanze, nel 2007, prima della crisi, che rasentò il 100%, quindi addirittura era sceso. Poi ci fu la crisi che fece risalire, ma se prendiamo il periodo dei... ho preso i 20 anni prima, prendo i 20 anni dopo. Nei 20 anni dopo, anche con l'impennata di questi ultimi tempi, il debito è salito del 7%. Ed è oltretutto il debito europeo che è salito meno di tutti. Del 7%, quindi stare dentro l'Europa ha voluto dire mettere sotto controllo la dinamica folle del nostro debito pubblico, che era diventata folle prima perché avevamo triplicato in poco più di 20 anni. Se non fossimo entrati dentro quella dinamica, e noi dobbiamo ringraziare tutti coloro, tutti quegli italiani che hanno consentito, quelle leadership italiane, fatemi citare Andreatta perché qui a Bologna è per me una citazione particolare,